Dunque, l'UEFA ha voluto bussare alla porta della Federazione Italiana Gioco Calcio e vuole capire a che punto si è arrivati. Io credo che a questo punto l'imbarazzo sia ancora più maggiore per questi signori, no? Beh, ovviamente l'atto della federazione della UEFA è un atto molto importante perché evidentemente l'organo superiore chiede all'organo gerarchicamente inferiore, che è la FIGC, chiarimenti in ordine a questioni che la Juventus ha sollevato. Dunque, innanzitutto sgombriamo il campo da un equivoco: non si tratta di ordinaria amministrazione, cioè No. non è un atto dovuto. Questo è stato detto, a mio avviso, forse per minimizzare l'importanza dell'iniziativa della UEFA, e non lasciamoci sorprendere dal tenore estremamente cordiale, estremamente educato, estremamente diplomatico della lettera di accompagnamento, perché quel tipo di linguaggio, quel tipo di fraseologia ovviamente costituiscono un atteggiamento doveroso della UEFA, perché il Consiglio federale, per esempio, si è dichiarato in luglio incompetente a decidere in ordine alla revoca dello scudetto a carico dell'Inter. Quindi non credo che questo possa essere una semplice corrispondenza tra istituzioni sportive, una sorta di saluto e di cordialità. No, questo si tratta di un vero e proprio atto di accertamento. Certo. Certo, la UEFA non ha mandato l'ufficiale giudiziario in via Allegri, perché non è quella la procedura, ma di fatto un organo di controllo che si attiva significa sicuramente qualcosa. Assolutamente. Direttore, sì, direttore, avvocato, Sono stato promosso sul campo. ascoltiamo un attimo cosa ha detto oggi Luciano Moggi durante la sua trasmissione ieri Moggi e domani proprio qui sulle frequenze di Manamana Sport. Un minuto e mezzo, torniamo subito. Vorrei sapere pure io, anzi sarei interessato a sapere la risposta della Federazione, visto tutto quello che è uscito fino adesso, con un processo fatto praticamente con le investigazioni solo di Auricchio, che poi si sono dimostrate quelle che sono, e quando Auricchio è venuto in aula a dare spiegazioni, ha saputo dire soltanto non mi ricordo, non so, e ho seguito le partite soltanto con i tabellini della Gazzetta dello Sport, un po' poco rispetto alle condanne che sono state date. Attualizzare. Quindi in pratica è stato fatto tutto quello che volevano che fosse fatto, adesso rimaniamo all'alta corte del 13 e vediamo quello che succede. È certo che non hanno attualizzato perché l'orologio, così come ai PM di Napoli, anche a loro si è fermato al 2006 e questo non significa attualizzare, questo non significa portare di fronte all'opinione pubblica e a chi di dovere, l'UEFA per prima, quello che realmente è successo è quello che la Juventus non ha fatto. Questo è il sunto della cosa, quindi è interessante sapere cosa risponderà la federazione. Ascoltato il commento di Luciano Moggi a po pochi minuti dopo l'uscita di questa notizia pubblicata un po' da tutti gli organi di informazione. Cosa vogliamo aggiungere? Cosa accadrà? Perché qui si parla di 18 ottobre. Allora, 19 ottobre, mi perdoni, 19 ottobre. ecco, questo che lei mette in evidenza è già un dato significativo, cioè la UEFA dà un termine piuttosto breve e piuttosto perentorio alla FIGC, quindi non si tratta di una semplice, diciamo, interlocuzione, di una semplice corrispondenza, questo è un vero e proprio atto di controllo, tant'è vero che la UEFA impone un termine piuttosto breve alla FIGC per cercare di capire quali possano essere le conseguenze. Ricordiamo che l'esposto della Juventus è un esposto pluristrutturato, cioè la Juventus pone più quesiti alla UEFA, perché non è soltanto il quesito in ordine alla revoca dello scudetto all'Inter, ma è anche in ordine alla, secondo la Juventus, illegittima partecipazione dell'Inter all'odierna edizione della Champions Champions League, League, sì. perché analogamente a quello che è successo per il Fenerbahce, una squadra che è coinvolta in un procedimento disciplinare, benché prescritto, secondo la Juventus non può, ai sensi del regolamento UEFA, partecipare alla Champions League. Ecco perché la FIGC, come dire, impone dei tempi stretti, perché il problema non è soltanto sulla revoca dello scudetto all'Inter,
che ovviamente è rimasto latente per anni, per cui potrebbe aspettare qualche settimana in più, ma c'è eventualmente una decisione che la UEFA dovrebbe prendere in capo alla partecipazione dell'Inter alla Champions League. La cosa importante che tutti dovrebbero sapere è che ciò che effettivamente la UEFA vuol conoscere è per quale motivo, come un passo che ha ricordato peraltro anche Moggi in quel brano di intervista che avete mandato, per quale motivo la federazione è ancora ferma alle prove del 2006? Cioè, ormai il processo di Napoli ha evidenziato uno scenario non solo differente, ma potremmo dire opposto a quello del 2006. Non solo, ma l'organo più importante dello sport in Italia, cioè il CONI, che è superiore rispetto alla FIGC, ha già detto che le prove vanno attualizzate, come del resto è logico che siano. Bene, quanto invece alla radiazione di Moggi, quella che è stata discussa in primo e in secondo grado tra maggio e giugno e luglio in FIGC, le prove sono state valutate solo quelle del 2006. Il processo sportivo. Tant'è vero che noi il 13 saremo davanti all'alta corte del CONI e chiederemo un annullamento di quella sanzione. Quindi attenzione, perché il problema non è semplicemente la revoca dello scudetto all'Inter, che forse è l'espressione più emblematica di questa ambiguità forse dell'atteggiamento della federazione, ma non è l'unico. Qui proprio si mette in discussione l'intero operato della FIGC in ordine a Calciopoli. Certo. E le sensazioni per quanto riguarda il vostro faccia a faccia all'alta corte del CONI? Guardi, il discorso è questo. Noi in realtà abbiamo tessuto una difesa paradossalmente molto semplice, perché ci è bastato portare all'attenzione dei magistrati sportivi le prove emerse a Napoli perché la FIGC potesse in tutta autonomia e serenità dire un dato semplice, cioè le prove del 2006 erano diverse da quelle che ci sono oggi. Ricordo che nel 2006 si pensava che Paparesta fosse stato sequestrato, quando invece il fatto non è mai avvenuto. Moggi non ha mai subito un processo per questo, perché il fatto non è mai avvenuto. Quindi era quantomeno logico, prima ancora che, come dire, una necessità giuridica, quella di rileggere Calciopoli alla luce delle prove emerse nel 2011. Questo non è stato fatto. Siccome questa indicazione che la federazione ha disatteso era un'indicazione che proveniva dal CONI, quindi non dai difensori che potrebbero essere partigiani, no, faziosi, ma veniva dal CONI, abbiamo, come dire, auspichiamo che il CONI, in coerenza con se stesso, ci dia ragione, perché effettivamente non si può immaginare un anacronismo così evidente, e cioè che ancora si sia fermi alle prove del 2006. Questo è impossibile, diciamo, in un ordinamento come quello sportivo, che, attenzione, lo ricordo sempre, è un ordinamento nel quale transitano anche fondi pubblici, soldi dello Stato, soldi dei contribuenti. Quindi occorre che tutto venga fatto con la massima trasparenza, linearità e correttezza. Sì, direi proprio che sia stato, come sempre, molto chiaro, avvocato. Io la ringrazio per il suo prezioso contributo. Ovviamente grazie a voi, buon lavoro, e poi al prossimo aggiornamento. Al prossimo aggiornamento sicuramente. Grazie, avvocato, buona serata. Grazie a voi, buon lavoro. Un abbraccio a lei.